È abituato a studiare e a combattere virus di ogni tipo. Giuliano Rizzardini è varesino, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, punta di diamante nella lotta contro questa epidemia. Buongiorno, dottor Rizzardini. Come giudica, dopo quasi 3 mesi, l'andamento dei contagi? Buongiorno a tutti. Con un po' più di ottimismo rispetto a qualche settimana fa, le norme di distanziamento ci hanno permesso di vedere questa curva di contagi scendere e scendere progressivamente e soprattutto di vedere questo famoso R con zero, che è l'indice di riproduzione che ci dice da un singolo caso quanti casi ci sono. Quindi all'inizio vedevamo che un singolo portatore di coronavirus ne infettava 3, 4. Oggi questa curva, questo indice è sceso sotto l'1, che ci permette di dire che stiamo andando bene. Si parla però proprio in questi giorni di allentare ulteriormente le misure di restrizione. C'è da fidarsi, professore. Sì, no, prima o poi dovremmo cercare di rientrare e cercare di gestire meglio questa situazione. Sicuramente allentare progressivamente è una cosa che bisogna fare, però bisogna che i comportamenti vengano mantenuti, il distanziamento, uso di mascherine ancora per un certo tempo, per un lungo tempo, attivi, perché proiezioni che ho visto recentemente via Confidenziale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dicono che rischiamo di avere degli ulteriori picchi nel momento in cui cominciamo ad allentare queste norme. Senta, fare più tamponi avrebbe evitato il peggio per la Lombardia, il paragone che emerge sempre con il Veneto. Beh, diciamo che la situazione della Lombardia e del Veneto è stata completamente diversa. L'epidemia in Veneto è stata in un paesino piccolo, è partita da un paesino piccolo che cui si è riuscito a gestire meglio tutti i mezzi che c'erano. In Lombardia è partita inaspettata con un'ondata sicuramente più alta rispetto a quella del Veneto, in cui non si è riuscito a gestire il tracciamento dei contatti come si è riusciti a fare in Veneto. Non sono situazioni paragonabili. Io ho vissuto fin dall'inizio della notte in cui siamo andati a Codogno a prendere tendenzialmente il primo paziente, e non mi sarei mai aspettato, nonostante di epidemia ne abbia vissute, una rapidità di crescita di casi. In questo senso noi abbiamo dovuto progressivamente aumentare i posti letto in ospedale dai 77 del dipartimento che dirigo fino a diventare 120 nella struttura a fianco e arrivare a 300-400 posti letto nell'ospedale, ma di giorno in giorno raddoppiavano i pazienti. Sembra che ci sia un po' di incertezza e di confusione sul da farsi per quanto riguarda l'immediato futuro. Parliamo prima di esami sierologici. Sono utili o no? Sono utili soprattutto da un punto di vista epidemiologico, vengono utilizzati per capire quanta parte della popolazione è stata infettata e quindi eventualmente disegnare delle strategie future. Da un punto di vista di gestione clinica ci sono alcuni test sierologici che potrebbero essere utili dal punto di vista clinico, che sono quelli che ricercano gli anticorpi neutralizzanti, quelli protettivi che completano l'iter diagnostico, ma non sono uno strumento che ti permette di dire sì, e poi dipende quali tipi di test sierologici. Ci sono quelli rapidi che hanno sicuramente meno validità rispetto a quelli che vengono fatti direttamente su sangue. Che però ti diano la patente di immunità di fatto è una stupidata che leggiamo prevalentemente sui giornali. È uno strumento che va a completamento di tutto quello che abbiamo, e quello che abbiamo, devo dire la verità, è ancora poco. Quello che mi piace ripetere è che questo virus l'abbiamo conosciuto 3 mesi fa, non so, prima non c'era, è una cosa completamente nuova che ci ha preso e ci ha spiazzato, anche per il comportamento che ha il virus stesso. Quello che lei sta dicendo ci fa capire che per quanto riguarda il vaccino, dobbiamo aver pazienza. Ma dobbiamo avere pazienza sia per il vaccino sia per i farmaci. La medicina ha bisogno dei suoi tempi. Siamo appunto a distanza di 3 mesi, non possiamo pensare di avere già un vaccino. Un vaccino va prima valutato generalmente sull'animale, poi una sperimentazione sull'uomo, che prevede delle fasi che necessitano del loro tempo. Quindi abbiamo bisogno anche vedere che non abbia effetti collaterali e che in effetti il tipo di vaccino che proponiamo produca un'immunità che sia protettiva. Non è sempre così, ci vorrà almeno, nella migliore delle ipotesi, un anno.
Lei ormai ha alle spalle una lunga esperienza, ha combattuto l'Ebola in Africa, ha combattuto la SARS, ma questo Covid-19 è veramente così terribile rispetto a quelli che ha studiato in precedenza? No, da un certo punto di vista non è così terribile. C'ha due caratteristiche. Uno che è appunto questa capacità infettante molto più alta rispetto a altri virus, molto di più rispetto anche di quanto abbiamo visto con Ebola. E ad oggi non abbiamo, rispetto agli coronavirus suoi fratelli, non abbiamo capito ancora bene come si comporta. Ti spiazza, per cui stiamo cominciando a capire che la malattia causata da questo è in fase diversa, in cui c'è una prima fase in cui prevale la presenza del virus e quindi anche lì avremo bisogno di farmaci che controllano la replicazione del virus, rispetto a una fase più avanzata in cui c'è quella che avete sentito parlare, tempesta citochinica, che è un processo infiammatorio estremamente importante che compromette pesantemente il polmone e può portare a morte in molti casi. Un'ultima domanda, dottor Rizzardini. Cosa le ha insegnato questa esperienza che ha aperto interrogativi anche dal punto di vista esistenziale, mi sembra di aver capito? Beh, mi ha insegnato molte cose che non possiamo dare niente per scontato, che quando pensiamo di aver raggiunto la capacità di controllare tutto, non controlliamo di fatto niente. Mi ha insegnato che nell'emergenza ci sono persone stupende che emergono e che danno tutto, e mi ha insegnato anche che poi quando è finita l'emergenza, comincia a esserci delle recriminazioni. Una cosa che mi ha lasciato più perplesso in questi mesi, che fino a 3 settimane fa eravamo tutti gli eroi, medici, infermieri. Oggi cominciano ad arrivare le denunce perché non abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto quello. Devo dire che comunque quello che mi ha confortato, almeno nella mia esperienza al sacco, che la risposta di tutta la gente che lavora qui è stata eccezionale, nessuno si è tirato indietro, c'è gente che ha lavorato 15-18 ore al giorno senza lamentarsi. Adesso sicuramente la seconda fase, probabilmente per alcuni punti di vista, da un punto di vista umano, è sicuramente forse più difficile della prima fase. Grazie, dottor Rizzardini, buon lavoro a lei e alla sua equipe. Grazie, arrivederci.